Volevo chiedere una spiegazione da parte dello stesso, perché non so se è un errore specifico, intendevate il collegio oppure davvero intendevate la sezione, ma per sezione cosa intendete? L'intera sezione, quindi una riunione dell'intera sezione della Corte di Cassazione oppure solo il presidente della sezione della Corte di Cassazione? E più giù, quando parlate del presidente, intendete il presidente del collegio che tratta quel procedimento oppure il presidente della sezione? Quindi spero che il relatore Ermini possa rispondere a questo quesito. Speriamo. Grazie. La ringrazio. Non ho altri interventi. Contrario alla Commissione e Governo, favorevole minoranza. Ah, onorevole Bonafede a titolo personale, prego. Grazie Presidente, non avevo alzato la mano prima perché pensavo che il relatore Ermini stesse intervenendo. Io voglio sottolineare semplicemente che la domanda e la questione posta dal collega Colletti è una questione tecnica che non porta con sé nessun tipo di polemica politica e direi che almeno su queste la maggioranza può rispondere, dovrebbe rispondere sempre, però almeno su queste, cioè su un aspetto tecnico che è importante, visto che si sta parlando del funzionamento della Corte di Cassazione, io direi che una risposta la maggioranza dovrebbe sentirla come dovuta. Grazie. La ringrazio, non ho altri interventi. Contrario a Commissione e Governo, favorevole minoranza, votazione aperta. È l'1 bis.203. E nel frattempo salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Roseti Biccari di Foggia che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Sarti. Onorevole Vecchio, c'è un problema alla sua postazione, evidentemente. Dell'AI? Dall'AI, ok. Ha votato, fa finta. Eh.